continuando con gli acquisti, ragazze, vi faccio vedere quello che io e la Mary abbiamo trovato al Mato Grosso. Questa borsa. Ho lasciato giù un cappottino che sono un po' pentita, però ce l'avevo similissimo color cammello di Zara, quindi sono un po' indecisa, cioè se lo trovo la prossima volta probabilmente lo prendo, però siccome devo andare ancora a Pisogne, a Lovere, ovviamente non ho, cioè ho dovuto tenere i contanti per poi Lovere, e ho fatto bene perché ho trovato delle cose super. Il cappottino era veramente bello, era molto classico, molto elegante, però sembrava nuovo, bottoncini particolarissimi, però mi faceva anche un buon prezzo, ma vabbè, la prossima volta se c'è ancora lo prendo, tanto il prezzo è segnato. Abbiamo preso delle borse, mi viene da ridere perché la trovate la Mary, a parte che sono bellissime, questa è molto bella. E questa volta sono tenute bene, anche i manici non sono rovinati, io sapete che ve lo dico sempre, quando sono brutte ve lo dico, quando sono belle, pari al nuovo, ve lo dico. A volte non mi accorgo, se no le lascerei giù. Questa borsa è particolarissima, guardate che roba strana. Al di là che è nuova, questa la potete notare, vedete? Questo è il sotto, mi stavo facendo malissimo. Questi sono i manici, come nuovi, vedete? La borsa è molto bella, è una sorta di pelle. Credo, non so se è pelle o copelle, sembra pelle a toccarla, però non sono sicura. È di questo color bordeaux scuro, caldo, quasi che tira sul marrone. Con questo particolare, insomma, non so come chiamarlo, comunque con questa taschina particolare. E poi è tutta strana perché ha degli inserti che sono molto attuali, questi inserti qua si usano un sacco anche sulle maglie. Ha dentro un po' di suede bordeaux, no, cioè è adorabile. È una borsa meravigliosa, ha la sua cerniera, dentro è completamente così rossa, deve essere una borsa che sarà costata un pochino anche questa, perché mi sembra molto bella, non conosco però la marca, si chiama Liana, non so se voi la conoscete, voi siete magari un po' più esperte di me, fatemi sapere, comunque è una borsa molto bella, me l'ha lasciata a 2 euro. Questa è un'altra borsa, oggi soggiornata dal bordeaux, non si noterà. Questa è particolarissima, c'era anche nel nero, anche questa me l'ha lasciata a 2 euro, cioè guardate questa borsa com'è strana. Così, cioè, non so bene, ma probabilmente ci dobbiamo mettere la testa. È tutta così strana, tutta rettangolare, c'è anche nera. Sono un po' pentita di non averla presa nera. E comunque la borsa ha la sua cerniera, qua, vedete? Ha la sua cerniera e è da portare praticamente così. Cioè, più particolare di così, si muore. E c'è anche nel nero, ma l'ho preferita nel bordeaux, perché già non mi convincevano particolarmente, però poi la mia rimane, ma no, è bella, poi è morbidissima, tipo tutta in pelle, super morbida, quindi Mary, mi sono pentita di non averla, adesso guardo l'orologio, vado giù a prenderla anche nera, scherzo, mi prendono per pazza, mi sono pentita di non averla presa anche nel nero, vabbè, tanto ne abbiamo di borsa, non è che ci mancano. Poi ho preso questa di Gaudì, che non volevo assolutamente prendere, ma soldi non ne troviamo mai dentro, vero? No. Io ogni tanto guardo nelle borse, magari ci sono dentro qualche 50 euro dimenticato. Dovrei guardare più che altro in quelle da signora. Questa è, allora, non la Mary mi diceva di lasciarla giù perché era un po' obsoleta. Io, a parte che vedete il viola che sbuca, che non sono molto quella del viola, però lo sto rivalutando col capello biondo. Mi avete anche detto che ho fatto bene a comprare il cappottino viola, insomma, anche delle francesine viola. L'ho voluta prendere lo stesso perché so che le borse di Gaudì purtroppo costano tantissimo, quindi ho voluto prenderla perché l'ho vista ancora all'outlet nel negozio Gaudì, cioè cose da pazzi, tipo una borsa 50, 60, 70 euro, ho detto ma siamo pazzi. Allora questa sicuramente ai suoi tempi, a parte che è nuovissima perché vedete, sembra una borsa nuova, non ha segni, non ha particolari rotture. Mi ha fatto poi 2 euro, era 3 e io non la volevo prendere, poi me l'ha lasciata a 2, ancora tutti i suoi brillantini. Ho detto quella volta che metto, ho anche un piumino io di questo colore di Sweet Tears che volevo vendere, magari non vendo più perché insomma anche è un regalo. Non lo so, l'ho presa per 2 euro, fatemi sapere se ho fatto bene, è carina comunque a suo modo, sapete che poi le borse, insomma una forma così, una forma così, alla fine merita, non è brutta, guarda un po', ditemi che ho fatto bene a prenderla per 2 miseri euro.